E welcome back guys, qui è Fersosky Parla e oggi siamo tornati sul canale Clan per dare questa nuova fantastica introducing. Ragazzi, vi dico brevemente che cosa è questo introducing e perché vi stiamo riportando un'altra introducing. Ragazzi, si tratta dell'introducing di... Aspettate, vediamo se ce lo riesco a dire perché ho avuto tanti problemi nel dirlo. La prima volta che sto facendo questi commentari, però già so che qualcosa mi farà sbagliare, come quando me lo sono dovuto studiare il nome di Firulai prima di dirlo bene nel commentare. Allora, l'introduzione di Buscano Batos, l'ho detto bene, mo non so la pronuncia, scusami tanto. Comunque ragazzi, da ciò che avete capito, perché seguo un po' la community, questo non è un player italiano, è un player spagnolo, è stato in clan veramente fortissimo come Carnage Spain, se non vado errato, e giusto oggi, ovvero domenica, stavo giocando con il nostro carissimo Insano, quel marocchino che conosce tutti, e appunto questo ragazzo spagnolo gli ha fatto la richiesta a Insano di entrare nel Rise Clan. Naturalmente noi abbiamo accettato perché ha gameplay veramente assurdi. Infatti oggi ci porta un triplo nuclear su hijacked, modalità squadre multiple, per lo specifico uccisione infermata. Ragazzi, l'uccisione infermata non è molto facile fare tripli nuclear o gameplay del genere, però se l'ha gestita veramente alla meraviglia, bloccando gli spawn come un cazzo di animale e spontrappandoli come cani. Comunque ragazzi, perché vi sto portando un'altra introducing, la terza di fila se non vado errato, e cosa cambierà questa settimana? Allora ragazzi, abbiamo avuto veramente tante richieste, abbiamo fatto entrare 2-3 persone nuove, e quindi ragazzi, per non annoiarvi troppo, anche se lo so, infatti mi chiedo scusa per questo perché 3 introducing di fila sono un po' pesanti, però per ripagarvi cosa faremo? Questa settimana caricheremo un doppio video al giorno e non saranno challenge, saranno gameplay, quindi 2 gameplay al giorno, tra cui introducing, ne saranno solo 3, quindi 3 gameplay e 3 introducing praticamente, cioè nel 2, 4, 6, 8, no, 3 introducing e tutto il resto, quindi circa 6, 7, se non vado errato, e escludendo la domenica o contando la domenica non lo so, saranno gameplay, cioè solo gameplay. Non è che l'introducing non so gameplay, però diciamo si parla del play. Naturalmente lui non è qui come commentare perché non parla l'italiano e di conseguenza non farà il commentary. Comunque appunto ragazzi, come gestiremo questa settimana? Allora, come ho già detto, naturalmente caricheremo 2 video al giorno. Naturalmente non vi perdete il video delle 5:30, un gameplay fantastico su MV3, il nostro Rex Racksor, e quindi sintonizzati. E domani caricheremo 2 gameplay normali, niente introducing. Mercoledì un introducing e un gameplay. Giovedì 2 gameplay normali. Venerdì un introducing e il gameplay normale. Sabato 2 gameplay normali. E la domenica o caricherò un introducing e una challenge, o un gameplay e una challenge. Visto che la challenge del Frixosando ai Fornelli ha avuto un successone, credo che farò qualche serie del genere, naturalmente sotto il nome Frixosando o in qualche altro modo. Potrò fare anche qualche esperimento sociale alla Omni a Tol Style, perché ho visto che vi piace molto e a me non piace fare, come dire... Le challenge, quelle sul gioco direttamente, sì, sono belle, però secondo me sono troppo attaccate al gioco. O meglio, mi spiego, noi carichiamo gameplay, siamo Clan Pub Stomping, naturalmente cazzo carichiamo i budini, vi vendiamo cioccolatini, non siamo Willy Wonka e Peppi non è un Lumpa Lumpa. Quindi ragazzi, cosa dicevo? Che praticamente... mi piacciono ad esempio vincere 250-0 con le pistole, queste cose qua, però è più bello qualche volta cambiare anche su una cosa che non c'entra un bene amato cazzo con il totale del canale. Non so se mi sono spiegato, perché è più divertente e qualche volta può anche far piacere. Ho visto, non ve l'ho neanche chiesto perché pensavo che era una cosa momentanea, però dopo il successone che ha fatto quel video ho chiesto anche sul gruppo WhatsApp di tutti gli iscritti di qua di là, hanno detto sì, va bene Frix, cerca di fare qualcosa. Naturalmente se qualche membro del clan troverà una cosa simile a quella lì o qualcosa ancora di più divertente, lasceremo il posto appunto al membro che si farà venire questa pazza idea, e tutti felici e contenti. Quindi ragazzi, vi ringrazio tantissimo personalmente delle feedback che avete lasciato sotto questo video, sono veramente contento e grazie molte. Comunque appunto ragazzi, mi riscuso per l'ennesima volta se abbiamo caricato questa tripla introducing di fila, però era un po' critica la cosa tra virgolette e avevamo tutti questi player e non sapevamo bene come gestirli durante la settimana. Ho pensato e credo che questo sia il modo migliore, spero che voi possiate approvare. Lasciatemi uno scritto nei commenti se vi annoia troppo oppure di qua o di là e cosa ne pensate di questa settimana abbastanza speciale e diversa dal solito. E niente ragazzi, vi invito a passare dal suo canale, perché anche lui ha un canale personale, naturalmente parte gameplay assurdi. Vi invito a darci un'occhiata per se volete sapere cosa uscirà appunto sul nostro canale tramite questo membro. E niente ragazzi, non ho più nient'altro da dirvi, quindi vi invito solo a lasciare un like, un commentino, passare a tutti i link in descrizione. Qui da Frixos è tutto, ci si becca a un prossimo video, mi raccomando non perdete il video delle 5:30, qui da Frixos è tutto, ci si becca ancora una volta alle 5:30, belli rigella, buona sganch! All you calibrate, you do the mumble like a crazy.